Il mio diritto all'indennità di disoccupazione cambia se mi trasferisco? Stai pensando di andare a lavorare in un altro paese dell'Unione Europea? Sai che in questo caso è prevista la tutela dei tuoi diritti all'indennità di disoccupazione? Per esempio, Diana è una cittadina maltese che ha lavorato a Malta per 3 anni, ma adesso ha voglia di un'esperienza all'estero. Si rivolge al centro per l'impiego locale competente e trova un'offerta di lavoro nella Repubblica Ceca. Ottiene il posto e si trasferisce a Praga. Vivere a Praga le piace molto e tutto procede bene finché 10 mesi dopo il suo datore di lavoro fallisce e Diana perde il lavoro. Si iscrive presso i servizi per l'impiego e chiede l'indennità di disoccupazione nella Repubblica Ceca. Ricorda, occorre iscriversi come disoccupati e chiedere l'indennità di disoccupazione nell'ultimo paese di residenza e di lavoro. Nel caso di Diana, quindi, la Repubblica Ceca. Ma attenzione, per chi lavora in un paese diverso da quello in cui risiede, si applicano norme specifiche. Ogni paese applica normative nazionali differenti per la concessione delle indennità di disoccupazione. Nella Repubblica Ceca, per esempio, è necessario aver maturato almeno 12 mesi di assicurazione nei 2 anni precedenti. Poiché ha lavorato soltanto 10 mesi, Diana non avrebbe diritto a ricevere indennità sulla base dei soli periodi di lavoro nella Repubblica Ceca. È qui che intervengono le norme europee. Le norme dell'UE impongono agli enti nazionali di tener conto dei periodi di assicurazione maturati in altri paesi dell'Unione, nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Avendo già lavorato 3 anni a Malta, Diana ha maturato quindi l'anzianità lavorativa necessaria per avere diritto alle indennità di disoccupazione nella Repubblica Ceca. Le norme dell'UE garantiscono che una persona che si trasferisce in un altro paese dell'UE non sia penalizzata rispetto a chi ha sempre lavorato in un solo paese. Dopo qualche mese alla ricerca di un impiego nella Repubblica Ceca, Diana realizza che avrebbe maggiori possibilità di trovare un lavoro in Finlandia, dove la domanda di personale con le sue competenze è maggiore. Le norme dell'Unione Europea garantiscono la possibilità di continuare a percepire le indennità per un periodo di 3 mesi, prorogabile fino a 6 mesi, mentre si cerca un impiego in un altro paese dell'UE. Una volta ottenuta l'autorizzazione dei servizi per l'impiego della Repubblica Ceca, Diana si reca in Finlandia e si iscrive presso i servizi locali per l'impiego. Dopo alcune settimane trova un lavoro e si stabilisce in Finlandia. Le norme dell'UE consentono alle persone in cerca di lavoro di cercare un'occupazione in un altro paese dell'Unione senza perdere i propri diritti di sicurezza sociale. Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, l'Europa si muove con te.